Itineris, i viandanti del gusto, taglia il traguardo dei 10 anni di vita. Oltre 15.000 turisti sono stati scarrozzati nel nostro comprensorio per conoscere cosa questo territorio ha da offrire, oltre il sole, mare e la spiaggia. Itineris nel corso degli anni si è evoluto fino a diventare ad essere una vera e propria esperienza nella vacanza. Si è passati da come si fanno le ceramiche a come si producono formaggi di qualità o come viene imbottigliato il vino fino agli allevamenti di carni bovine o ad aziende agricole biologiche. Itineris è stata fino ad oggi la più grande vetrina a cielo aperto delle nostre terre, proprio come era nelle intenzioni di chi da amministratore l'ha vista nascere e poi supportare. Riescono a dare un'accoglienza, un'offerta al turista che si affida a queste esperienze meravigliose. Oggi una giornata, per esempio, che chi la vede, che ha la fortuna di essere qui a Terra Cruda, è interessante. Si percepisce cioè con che ricordi torna a casa, i ricordi del mare ovviamente, delle spiagge, delle serate lungo la costa, ma anche le escursioni in un entroterra vicinissimo, ricco di soddisfazioni enogastronomiche, culturali e esperienziali. Questo tipo di esperienza al turista lascia un segno che vale più di 1000 spot pubblicitari ed in più mette in moto un circuito virtuoso che consente a tutti di beneficiarne commercialmente. Per tutto il nostro commercio, fare rete, far conoscere i nostri produttori locali con questi prodotti così speciali, particolari, sicuramente è fondamentale ed è importante. Il mare c'è un po' in tutta Italia, così come altre cose ci sono un po' in tutta Italia. Noi dobbiamo dare le nostre unicità, dobbiamo far vedere le nostre tipicità, solo così possiamo far innamorare il turista che arriva nel nostro territorio, della nostra bella provincia, della nostra città. E quindi questi sono i passi che dobbiamo fare adesso e in futuro per crescere il turismo nella nostra città. Questa decima edizione è già partita con l'inizio della stagione turistica, ma ugualmente Alberghi Consorziati ha voluto presentarla facendo una immersione nello splendido paesaggio marchigiano delle colline che circondano l'azienda Terra Cruda, una delle mete dei viandanti del gusto. È andata sempre alla grande perché è un discorso del turismo esperienziale che sta vincendo su tutto. E questo è importante perché non è solo la conoscenza del territorio, ma anche la conoscenza della nostra enogastronomia, dei nostri produttori e l'accoglienza che si fa al turista.